settembre, pensavate che la guerra fosse finita? Eravate felici e preoccupati, e cosa arrivò da quel giorno? Io quando cadde il fascismo, l'8 settembre, il 25 luglio, 25 luglio, poi non è davanti per capire, poi davanti. Cade il fascismo. Io ero in una scuola come questa, era chiusa la scuola, ma era la prima volta che a San Giovanni l'avviamento, cioè la terza media di carattere senior, faceva anche la quarta e la quinta, perché c'era un anno, due anni di istituto tecnico, tecnico industriale. E io ero uno dei migliori ragazzi nella scuola, ero a preparare, ricordo, i sogni per fare i lavori dell'istituto tecnico che l'avrebbe riaperto di a pochi giorni. Ma io cominciai a sentire confusione per la strada, mi accorgi c'era un fuggi-fuggi e c'erano quelli che avevano subito angherie e vessazioni dal fascismo che andavano a cercare quelli che l'avevano bastonato per rifarsi, insomma, per rivenderli qualche ceffone, qualche... E io mi imbracai con loro, uscii dalla scuola e mi imbracai con loro. E mi ricordo che mio nonno, a mezzogiorno preciso, usciva dall'insalzide e si mangiava. A quel tempo lì, nel patriarcato, il mangiare era una cosa molto importante, fondamentale, perché si stava tutti insieme nella famiglia e si parlava delle cose molto importanti che succedevano nel paese. Io quel giorno lì arrivai tardi a mangiare, addirittura mio nonno ripartì, e quindi quando tornai a casa mio nonno mi disse: ma perché a quest'ora, tu sei un ragazzo puntuale, cioè, ah San Nonno, dice, sono andato, quindi raccontando dove ero stato, anzi mi disse, sono andato veramente in dove tu dovevi andare, te, mi disse, dove dovevi andare, e mi disse, ma male, questa è la prima lezione. Invece mio nonno, una persona molto in gamba, e spiegava quali erano i motivi di perché io avevo fatto una cosa sbagliata. Io credevo che avevo fatto una bella cosa di andare a contro bambini. Te, se tu sei stato a dare un ceffone a qualche duro, può darsi che il figlio di quello che tu ha picchiato fra 20 o 30 anni sente bisogno di rivendere, perché hanno un'idea completamente diversa dalla tua, e non si smette più in questa maniera. Questa faida la deve finire, mi dice. E lo sa perché? Allora lo sai che si fa? Si smette noi, mi dice. Lo sa perché si smette noi? Perché noi siamo meglio di loro. Io credevo di aver fatto una bella cosa, invece mi accorsi di essere l'ultimo vischero di mondo. Quella fu la prima lezione per il quale mai alzare le mani nei confronti di qualcuno. Non porgere l'altra mancia, ma le mani non lasciare mai nei confronti di nessuno. È stata una staffetta partigiana fin da giovane. Quanti anni aveva quando ha iniziato? Per quanto tempo ha collaborato con i partigiani? E qual era il vostro compito? Avevo la vostra età. Avevo 14 anni. Insieme a me non ero solo. Io la staffetta partigiana l'ho fatta con personaggi di un certo rilievo. Una addirittura l'avete sentita rammentare, perché è una scrittrice, una donna di grande valore, Oriana Fallaci. Aveva la mia stessa età, era del 1929. Insieme a lei un altro ragazzo molto bravo, in gamba, si chiamava Aronne, era della zona di Figline Valdarno. I tre gioielli del Valdarno si faceva la staffetta partigiana. Oltre a portare ordini precisi nei posti dovuti, avevamo una zona ben precisa da controllare. Io controllavo una zona che va da Terranova a Bracciolini fino a quasi all'Imprunesa, nella zona di Firenze. E con la bicicletta portavo gli ordini, andavo a prendere soldi nelle case, perché si faceva le sottoscrizioni, perché quello in montagna, se no, non ci stavano nemmeno due giorni. Ed era grazie al nostro apporto che con i soldi io andavo da un mugnaio, quello di loro, che si vede ancora, chi va a Lociuffenna, se si vede c'è un mulino proprio giù nel fiume. Era l'unico mulino che c'era nella zona. Io andavo a lui con i soldi
che si prendeva nelle rosette e si faceva, mi diceva guarda, porta tre quintali di crusca perché la farina non c'era, in quel fionile con il mulo, e lì c'era ragazzi, partigiani, facevano il pane per cercare di mangiare, andavo da un contadino e dicevo guarda, c'è questo miserio, dallo, portalo a quel fontino giù in fondo al borno, gli vengono a prenderlo, era l'unica soluzione, era questa insomma, si faceva, tanto se lo porta a mia tedesca, è meglio da mangiare al partigiano, perché i contadini della zona sì, davano qualche cosa, però doveva mangiare per sé, non poteva andare a mangiare a centinaia di persone. Si portava anche alzini, i guanti, le camiciole fatte dalle donne per portare, perché da su c'era freddo. La cosa peggiore a quell'età era la paura, perché la paura è un qualche cosa che ci manda il cervello, non è che l'avevo io, la sa tutti onde che periodo la paura, perché come un dolore a una gamba e si dice il cervello ti manda il dolore perché ti dice guarda non andare oltre questo il dolore che tu senti, perché no ti può succedere qualche cosa di irreparabile. La paura è uguale, il cervello ce la manda perché ti dice lì c'è il periodo, quindi si mette la paura, non andare perché si può morire. La paura è questa. E l'opposto della paura non è il coraggio, l'opposto della paura è la vigliaccheria, capite? Quindi la battaglia mia a 14 anni era di vincere la paura per non essere vigliacco, che mio nonno, perché io volevo andare in montagna, e mi disse no, e se te tu saresti più di danno che di vantaggio, alla tua età bisogna stare a guardare te, invece te tu fai questo lavoro. E la prima volta che presi la bicicletta, mi ricordo, andai a Faella da San Giovanni, e non era un ora, da San Giovanni a Faella, era tutto bosco, ci passava attraverso il bosco, c'era la mia l'abitazione, c'era qualche aia che si passava attraverso. Mi ricordo nel tornare di notte un gufo che svolazzò sopra la testa sentendo, io mi pisciavo addosso. Allora, quando tornai a casa, la mattina mio nonno disse, guarda nonno, io mi è successo stanotte questo, io ho fatto perché tu avevi detto te, però ho paura di non essere all'altezza del compito che tu mi hai dato, perché mi è successo. Tu sei bello e vaccinato, mi disse. Sta tranquillo. Tu vedrai che quest'altra volta non ti risuccede. E così cominciamo quel modo, capito, a fare le teorie. Fino al punto che una volta una compagna partigiana mi salvò la vita, perché in un posto dove andava a portare della roba c'era il sedere. E lei c'era un crocevia dove c'era un berignolo dove scollava l'acqua. E fu quel giorno che alle ville due dei miei compagni che andavano a quella casa dove andavo io, si presero le tedesche e l'ammazzarono. Questa qui, mi ricordo che cucinava, mentre pioveva con la falce, la si mise in un punto che la casa io non la vedevo, e quando arriva lì, la vedevo fare l'erba, e mentre pioveva, ma accorge c'era qualche cosa che non tornava, perché fare l'erba mentre piove, c'è qualche cosa che non torna. Lei non la fece, appena mi vede, che mi passa vicino, mi dà un colpo, con il sedere avevo la bicicletta con la mano, la mi buttò, questo berignolo che c'era, mezzo metro da, la prese l'erba, la me la buttò sopra, la mi disse, alla casa c'è tedesco, stavo stì fino a che non torno io, e l'andò via. Io ci cascavo, io respiravo, mi rigirai, e in quel momento lì, il gorgoglio dell'acqua non entrava negli orecchi, lo sentì anche nell'intestino, la paura, e mi ripisciava addosso una donna. Capito? Dice la te. Ci stetti 3 ore e mezzo. Cosa l'ha spinto a partecipare come volontario e a rischiare la comunità? Quanti volontari partirono dalla? E io, appena tornai a casa, non è che mi avessi ordinato il dottore di dare il fucile
e si sono andati via. Anzi, il mio nonno, quando un giorno, dopo qualche mese, venne a casa e mi disse che il Comitato di Liberazione Nazionale l'aveva firmato il bando 8, era un bando fatto dal Comitato di Liberazione Nazionale e gli eserciti alleati che combattevano in Italia, perché noi, partigiani e i cittadini, potevamo ripartire come volontari per andare a liberare il resto dell'Italia, da Firenze in poi, che era da liberare. Quando disse il Salone, disse firmare il bando 8 perché si possa ripartire per andare a liberare il resto dell'Italia, disse no, senti, la mia parte, io tu lo sai che ho fatto, la mia parte non mi sono ci ho rimesso quasi la vita per fare questo lavoro. Ora dice il resto faranno di che ho fatto io, pigliano il fucile e vanno loro perché io l'ho bello fatto. E lì da quindi mi dice mio nonno, va bene, se tu la pensi in questa maniera. Però che un bel giorno, una domenica mattina mi ricordo, mi levai un po' più tardi del solito, mettere a fare colazione, era la domenica, mio nonno non era a fare il lavoro, e se facevo colazione mi disse, facile la vita in questa maniera, perché no? E lui mi disse, mentre noi siamo qui, la sentivo la radio, ieri c'è stata una battaglia, qui è morto, 95 inglesi, americani, canadesi, sudafricani, indiani, e sono morire per difendere, per ridarci quell'altra metà del nostro paese, mentre noi ci sta qui, in braccia concerte, a guardare, con la presenza che poi alla fine della guerra ci portiano la pace e la libertà su un piatto d'argento, mentre se tu stai a fare colazione mese in questa maniera. Io capii che il mio nonno aveva ragione e la fu la seconda lezione per il quale devo consigliare il fucile di tornare. All'armistizio dell'8 settembre del 1943 lei fu catturato e deportato in Germania. Cosa ricorda di quel giorno e di quel terribile viaggio e che cosa pensava che le sarebbe accaduto? L'8 settembre finì la guerra, però iniziò un'altra guerra, perché Mussolini l'arrestarono e finì la guerra. Finì la guerra, Badoglio, e l'8 settembre era un balia di vento, diciamo così. I tedeschi ci bloccarono, ci presero prigionieri, neanche prigionieri, deportati. Appena che vennero questo annuncio, i tedeschi ci bloccarono nelle caserme con i mitra e guai chi si sposta, guai chi esce, ci contarono, se uno di voi esce, noi se ne ammazza 10, sicché tutti impauriti, guai chi scappa, dico di storia. E dopo ci radunarono sempre di più, andavano alla stradale, ci portavano lì e poi dopo 4-5 giorni ci messero una tradotta e ci portarono in Germania. Questi tedeschi ci hanno messo su un treno, con loro stavano a sedere sulle pedane fuori con il vetra e noi tutti dentro, guai che è un treno, cammina, però noi eravamo d'accordo. Un macchinista aveva detto, guardate, quando arriva Ponti, c'è un fiume, io rallento il treno, voi se volete qualcuno si butti dal finestrino. Scappa. Era pericoloso, uno si buttava con il vetro. Quindi si camminò 3-4 giorni e si arrivò a Innsbruck, primo mangiare dopo una settimana. E ci diedero, mi ricordo, il miglio. Quello si dà agli uccelli, buono. Poi si arrivò in Germania ancora e ci rifece un altro smistamento e si andò a finire nel campo di concentramento. Ma avanti di arrivare ci messero in un bosco e ci fecero sfogliare di tutta la roba che sapeva. Guai, si doveva portare solamente gli indumenti addosso, vuole dire una camicia, un paio di pantaloni, la giacca e basta. Allora sapeva tutti le tre camicie, sapeva pantaloni, sapeva calzini, io cercavo di infilarmi tra un paio di calzini, le camicie, perché bisognava buttare lì per terra, perché... E ci portarono in un altro campo, cammina, si arrivò in un altro bosco, che c'era una ventina di russi che ci aspettavano.
Questi russi erano, uno era il parrucchiere, con una macchinetta ci strappò tutti i capelli, poi un altro tutti nudi con disinfezione, un altro le punture, io mi ricordo anche il messo a piangere perché un disinfettava mia, te le facevano a volo, tutte le punture, dai poneri, questi russi. E una volta fatto questa disinfezione si passa dall'altra parte, ci avevano disinfettato tutti i panni perché loro avevano paura delle malattie. Oh, pensate, voi c'eravamo 20 milioni, non solo noi, ma c'erano gli olandesi, i belgi, gli ucraini, c'erano i polacchi, c'erano di tutte le razze. E essendo in questo campo di concentramento, campo di concentramento anche loro. Voi dovete aprire 2 milioni in 3 giorni, portare questa gente là, ma poi dice il campo di concentramento, era un campo, c'era i reticolati, c'era la luce, c'era la corrente, e noi sentiamo dentro, c'era l'erba, si vede c'erano stati i primi russi, che poi era stato abbandonato, come un branco di pecore, chiuse il cancello e si mise lì. E noi dalla fame sapeva era la santuleggio, la cosa conoscente, un'erba dolce, la si mangiò tutta, si fece il pulito. Lei era uno dei pochi sopravvissuti dei lager nazisti. Cosa le dava la speranza e la voglia di vivere? Qualcuno l'ha aiutata? Sì, È riuscito anche a fare qualche amicizia? Ecco, vedi, nella vita c'è sempre la speranza, anche fra loro c'è i buoni e i cattivi. Un giorno io dicevo, ero un ragazzino di 19 anni, dicevo ma che ho fatto di male, ma mi avevo picchiato 2 o 3 volte perché ridevo qualche volta dalla disperazione. E un giorno mentre lavoravo, ho detto come lavoravo, avevo una macchina, e un trapano lungo poco, un trapano a bandiera chiamato, sì, con le punte, no? Questa punta è una morsa che si doveva mettere, aprire questa morsa, prendere il pezzo, mettere dentro qui con la mano abitare e quel piede fa scendere o salire questo. Era tutto un movimento, tutto roba da pazzi, a raccontarla non mi sembra vero nemmeno. Un giorno mentre ero triste e vedo una bella signora mi girò lontano. Sai, vedendo una donna girare lontano, io la guardo, lascio un pacchettino e scappo subito. Io subito andai là tra le casse un po' di roba di meccanica, andai e c'erano 2 fettine di pane. Oh signore! E tutti i giorni veniva, ma scappava via, perché se la vedeva un tedesco lo ammazzavano. Perché noi eravamo amici e poi si sono traditi. Volevamo più bene a un russo che a un italiano. I francesi se ne erano pugnalati, noi se ne erano traditi, noi eravamo un po' malvisti dai tedeschi. Ma perché questa signora l'ha usata? E da ultimo è arrivato, perché non ci potevamo parlare, da ultimo poi le cose sono cambiate. Sempre male, ma qualche pezzo di pane ce lo davano. La domenica ci davano per esempio un tegamino alla marmellata di Franco. Questa donna dai, mi disse, io ho 2 figli, ma di 17 anni, in Italia. Spero che qualche mamma aiuti i miei figli, non so più nulla da un mese. Capito la vita a me? Abbiamo 2 mani, uno si dà. Lei me lo dava a me con la speranza che una mamma dia qualcosa ai suoi figli. Tant'è vero, quando io sono tornato a casa, alla mia mamma gli ho raccontato, ma io avevo 2 o 3 tedeschi, 2 o 3 ragazzi, venivano a portare il pollo, glielo uscevo, ragazzino, non era mia sua, no? Insomma, la vita a me, la vita è questa. Tanti anni fa, il babbo di Seba aveva fatto la maturità, quindi aveva 19 anni. Abbiamo fatto questa vacanza, questo viaggio a settembre, perché non eravamo andati in vacanza perché Chiara, la zia di Sebastiano, era, perché era una cosa bellina anche questa, cioè era andata a fare un campo di lavoro per un mese in Tanzania. E noi eravamo stati a casa preoccupatissimi perché non avevamo notizie, allora non era un'ora che ci sono, c'è scarpe, c'è tante cose, insomma, e quindi
il telefono era una missione, perché il telefono era lontano. Insomma, per farla breve, insomma, non eravamo andati in vacanza e abbiamo deciso di andare e fare questo viaggio in Austria, e quindi dove andate voi, però Salisburgo non lo facevo perché c'eravamo già stati prima. Salisburgo, no, c'era già stato anche il Babbo. E siamo partiti quindi solo con Simone, con il Babbo di Seba. E noi abbiamo fatto appunto la prima tappa a Mauthausen, perché Mauthausen appunto è più vicino all'Italia, mi sembra, che prima o dopo Salisburgo, insomma, è abbastanza vicino all'Italia, noi facendo la prima tappa. E si aveva il programma appunto di andare a visitare il campo di sterminio di Mauthausen, e per noi fu, per tutti noi, insomma, fu un'esperienza abbastanza traumatica, abbastanza perché anche la televisione non è che allora facesse vedere tanto, non si sapeva tanto di cosa erano stati i campi di sterminio durante l'ultima guerra. E quindi entriamo a visitare e io sono per il mio lavoro, insomma, sono sempre occupata anche di anziani, per cui ero sempre un po' abituata a leggere le lapidi, a leggere i manifesti mortuari. Mio marito mi prendeva sempre in giro, diceva vai, che è morto, che è perché io conoscevo le persone, insomma. E dentro Mauthausen, voi lo vedete, dopo aver visto i forni crematori, non so, non hanno già parlato, però sanno già di che cosa parliamo. Qualcosa sì, ancora non ci siamo arrivati, però sì. Poi magari nel racconto della storia di questi forni. Insomma, ci colpirono queste fotografie, c'erano, non so se siete mai stati al cimitero, sarete stati a visitare le tombe dei nonni, insomma, e c'è la fotografia e c'è scritto nato, morto, e a me mi colpì questi, c'erano queste due foto che ora forse si possono anche vedere, si hanno parlato un po' troppo, e sì, questa è l'entrata del campo di sterminio, questi sono i forni dove bruciavano le persone, e le fotografie, c'erano queste questa sfilata di fotografie, e mi colpì che c'era Picardi Eliseo, nato a San Giovanni Valdarno, e Picardi Licinio, nato a San Giovanni Valdarno. Per cui scoprimo insomma che questi erano nostri concittadini, noi andavamo da sempre a San Giovanni Valdarno e non avevamo saputo che c'erano due martiri, diciamo, della guerra, che erano nostri concittadini. Racconta di qualche episodio particolare a cui ha assistito e partecipato nel suo paese, come la morte dei tre impiccati. Allora, senz'altro, ripeto, quando sono arrivato a casa c'era questo maresciallo, ha cominciato a interrogarmi. Queste foreste, molti banditi, tu sapere, dire a me dove uno bandito, ora io ho le parole che diceva lui, io dare 100.000 lire a te. E mise tutti questi fogli da 1.000 sopra la tavola, dare 100.000 lire e 10 maiali grossi così, ma io ne ero tu, ma no, non ci sono banditi, sì, io a loro una ora, proprio così, tre bandito, ma io non capivo, una ora a loro, tre bandito, faceva così, però io capito. Allora, vi dico, questi tre banditi, che questi tedeschi fecero, non fu una rappresaglia, però catturarono tre vecchi, uno aveva 75 anni, un altro non aveva una settantina e uno avrà avuto 60 anni, più un giovane di 27 anni che si chiamava Santi Malvisi. Li caricarono sul camion per portarli lì dove c'è quei tre alberi a loro, ci sono sempre gli alberi più impiccanti. Questo giovane, quando arrivò a 100 metri dal patibolo, si buttò dal camion, fece un salto e l'autista, il tedesco che era sopra,
cominciò a picchiare nella cabina per far fermare l'autista, però l'autista si fermò più lontano e questo giovane riuscì a saltare un balzo, infilò in un campo di Gran Turco e insomma e poi andò su e si salvò. Cosa ricorda del giorno della strage? Cosa è accaduto e come è riuscito a sopravvivere? Ha perso dei familiari nella strage? Sì, e mi trovavo a Meleto in qualità di sfollato, perché la mia abitazione in quel momento non era Meleto ma San Giovanni Valdarno. Lo sfollamento era un qualcosa non obbligatorio ma lasciato diciamo alle decisioni delle persone che cercavano, spostandosi verso la campagna, cercavano di sfuggire ai rischi che il fronte, che si avvicinava sempre di più ai nostri luoghi, ai nostri posti, e quindi con tutti i rischi connessi, i rischi che cercavamo appunto di evitare, allontanandosi dalle zone abitate, anche perché era difficile soprattutto che avvenissero bombardamenti in zone di campagna, mentre invece era molto frequente le zone di città, dove gli aerei anglo-americani cercavano di soprattutto di colpire le strutture che in qualche modo potevano essere utilizzate dagli avversari, tipo le strutture ferroviarie, per esempio, le fabbriche dove si producevano materiali utili per la guerra, eccetera. Io mi ero trasferito con la mia famiglia a Meleto, ospite dei miei nonni paterni, e insieme a me si era trasferita un'altra famiglia che a San Giovanni conviveva nella stessa abitazione mia, che era quella di un zio, una zia con due figli. Loro avevano trovato presso altri parenti, ma sempre a Meleto, avevano trovato appunto ospitalità. La mattina del 4 luglio, cioè il giorno della strage di Meleto, mio cugino, che con i suoi genitori abitava in una casa vicino a quella dove abitavo io, percepì nelle prime ore di mattino, era ancora lui fuori, sarà stato le 5, forse le 6 del mattino, e nel silenzio della notte percepì i rumori tipici di prodotti da una serie di automezzi in movimento. Si affacciò alla finestra e notò che da Santa Barbara, che è una frazione che dista 2-3 km da Meleto, si stavano muovendo delle colonne di camion, ovviamente camion militari. Allora poiché lui era venuto via da Roma dopo il disfacimento dell'esercito italiano seguito all'armistizio, e cercava di stare, se non nascosto, certamente in ombra, visto la caccia che i fascisti davano a coloro che non avevano aderito al nuovo governo fascista repubblicano, e si vestì in tutta fretta, passò da mia nonna, prese me e insieme ci avviammo verso la parte opposta a quella da cui salivano i camion dei tedeschi. Passammo attraverso i campi, viottoli, sentieri i meno frequentati, diciamo, sorretti talvolta anche dalle indicazioni che qualcuno incontravamo per la strada ci dava, dicendo: guarda, andate qua, passate dall'altra parte, di qua ci sono tedeschi, di là abbiamo sentito sparare, e così via. Dunque, io e il mio cugino ci incamminammo per andare verso una zona in montagna dove avevamo una piccola proprietà che era un lascito dei nostri nonni o bisnonni. Una località che si trovava a mezza montagna, che si chiamava La Sughera, e
noi non avevamo idea di cosa in quel momento stesse succedendo a Meleto, soltanto immaginavamo che Meleto stesse attraversando un periodo o un qualcosa di anormale, di anomalo, senza immaginare però le cose terribili che in realtà avrebbe vissuto di lì a poche ore. Quando arrivavamo all'Assumira, lassù, dall'assù ci rendemmo conto, guardando verso il basso, che una qualche tragedia doveva essere nata, perché cominciavamo a vedere fumi, a sentire il rumore, sia pure in lontananza, di colpi, di metalli, e soprattutto a vedere i fumi che si levavano da sopra la metà indietro. Poi nel pomeriggio altre persone che salivano su verso la montagna ci raccontano un po' come si erano svolti i fatti. Le truppe tedesche avevano circondato l'abitato, chiudendo quindi tutte le porte di accesso di fuga, era entrati nelle case, aveva obbligato donne e ragazzi ad uscire e a uscire dall'abitato, mentre dove c'erano posti in blocco venivano rispediti indietro tutti gli uomini. Quindi il compito era abbastanza chiaro: isolare gli uomini, e a quel punto penso che molti di loro abbiano già pensato che gli aspettava la fine, e poi è stata la fine, gli è stata riservata. Dopo aver raggruppato tutti gli uomini nel paese, erano stati poi ridivisi in gruppi e trasferiti sulle aree di alcune case e colonne che erano ai margini del paese. Lì erano stati uccisi, mitragliati, e successivamente i soldati tedeschi sui corpi di questi disgraziati avevano accumulato legna che avevano sottratto dai mobili delle case dove avevano razziato tutto quello che era possibile razziare, e poi avevano incendiato questa legna. Per cui alla fine della strage una cinquantina di morti furono riconosciuti, gli altri erano resi riconoscibili, erano ormai irriconoscibili per il fuoco. Ecco, queste cose noi le venimmo a sapere nell'immediato pomeriggio di quel giorno da quelli che salivano verso la montagna scappando da quella zona. Ci furono pochissimi episodi di persone sfuggite al massacro. Una mi risulta un certo Rossini, che poi mise un'attività di vendita delle motociclette a San Giovanni, e trovandosi nel gruppo di uno di quelli in attesa dell'esecuzione e approfittando della distrazione di uno dei militari che era lì a palaguardia, si gettò nei campi sottostanti e riuscì a sfuggire. Poi pochi altri casi i risultati siano accaduti di gente che sia riuscita a salvarsi da quella situazione. Anche i sacerdoti, i preti, non solo Meleto, ma nella stessa identica situazione a Castelnuovo Sabbioni e in altre parti, dove fu operata la stessa strage con la stessa tipologia di Meleto. E si sa che questi sacerdoti si erano offerti, avevano offerto la loro vita in cambio di quella degli uomini rastrellati. Naturalmente i tedeschi non tennero in nessun conto queste offerte, come non tennero in conto le offerte di chi protestava dicendo che ma io sono fascista, sono il vostro camerata. Loro proprio non tennero in conto assolutamente nessuno e gli fecero fuori li eliminarono tutti, diciamo. Questo è un po' come io ho vissuto da lontano la strage che è stata operata.
dalle non dalle SS, non dalle SS, mi riferisco alla domanda che ho visto che vi siete segnata sui su vostri appunti, ma da militari della Wehrmacht, credo, comunque erano militari della Brigata Gehring, e questo è emerso da un'indagine fatta sui fatti di Meleto e di Castelnuovo e San Martino e altre località, fatta da una commissione inglese. Fatti che poi sono stati segretati nel 1944, nel 1944, ma resi pubblici poi, come si fa in genere in questi casi, 50 anni dopo, quindi a metà degli anni 90. E da questa indagine sembra appurato che non furono le SS che compirono queste stragi nelle zone del Cavigliese, del comune di Caviglia, ma furono semplicemente dei militari fatti venire appositamente per attuare una strategia che era abbastanza comune in tutti gli eserciti, compreso l'esercito italiano, non è che noi abbiamo fatto cose molto migliori, cioè quella di crearsi alle spalle, in previsione di una fuga, di un arretramento, di crearsi il vuoto alle spalle, cioè eliminando tutti quegli elementi che poi se li sarebbero trovati alle spalle come nemici, e distruggendo tutto quello che era possibile distruggere, infatti di strutture industriali o di ponte, che avrebbero in qualche modo diciamo reso più meno difficile la vita dell'avversario. Da questa indagine fatta da questa commissione, in seguito a questa indagine, sono stati individuati nomi e cognomi dei militari che parteciparono. Molti di questi sono morti poi nel proseguimento della guerra, alcuni sono morti in questi 50 anni, e sembra che a metà degli anni 95 solo uno di questi militari fosse ancora vivo in Germania. Tanto vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di essere qui con voi. Anche per un'ora ritorno a scuola, accentando come faccio. Sappiamo che lei il 4 luglio 1944, giorno dell'eccidio, si trovava a Castelnuovo dei Sabbioni. Cosa si ricorda di quel giorno? Come ha fatto a salvarsi? Ha perduto qualche familiare? Fu un giorno tremendo, speriamo non lo succeda. A pensare a quello veramente mi ritorna in mente tante cose che mi sembrano impossibili, una specie di ritorsione a quello che succedeva, insomma. Ero a fare un rifugio, dunque era il 1944 di luglio, ero un posto chiamato Gago e stavo facendo un rifugio, perché c'era un aereo tutte le sere veniva a confondere. Sì, che e poi la mattina, siccome abitavo proprio in mezzo al paese, sì, la mattina presto era il 20 luglio, era il giorno presto, e partì. E poi verso le 8 dissi, ma voglio andare a casa a mangiare qualche cosa. Non si sapeva niente, tutto un silenzio. E parto, lo dissi alla moglie, io non c'è più corrente, guardi, parti sempre e vado a casa. Apro la porta, invece di mettermi a fare colazione, che era già pronta, mi viene mi affacciare alla finestra e vedi due soldati vestiti di nero con la SS, che si diceva giornata, allora il fronte non c'era, perché il fronte sono quella guerra, anche la prima guerra mondiale, quella era fatta di trincee, si fronteggiavano, ogni tanto uscivano le trincee, conquistavano e poi si ritiravano,
E anche la seconda guerra mondiale, i fronti in Italia non c'era, da ultimo sì, ma chi era in Russia, chi era in Africa, chi era in Corsica, quindi il posto. E allora, insomma, vado a casa, mi dico, quando dici tedeschi, la voglio mangiare, non lo so, dico la verità, perché se la sentivo dire tante volte, a tramite giornale, poi dico, voglio vedere cosa fanno. E di fronte, io ero di là dalla strada, e di fronte al marciapiede c'è un'altra casa. Se loro erano il marciapiede in qua, sarebbero venuti da me subito. Invece no, entrarono nella casa di fronte e dissi da me, come se qualcuno mi avesse detto che dovrei scappare. Ma io mi sentivo, sapevo di essere lì, allora se mi domandano qualche cosa, io veramente ci rilasciarono chi era esonerato dai servizi militari, come aveva un documento nel quale c'era scritto eravamo di razza e ariana, quindi nulla a che vedere con me, che mi sentivo tranquillo, però una voce su, no, scappa. Insomma, quando mi vide entrare in casa di fronte, lasciai perdere, mangiare, feci tre salti, mi trovai in mezzo alla strada, cominciato in discesa, 150 metri, e mi metti di corsa, in tempo, ho fatto 50 metri, mi sentì chiamare, mi dicevano così, era un tedesco, e uscivano di lì, da quell'altra, che erano entrati di fronte a me, con uno disperato, erano questo. Era uno di Milano tra poco, era parente di quelli che abitavano lì, insomma. E mi chiamarono. Allora davvero, fu come se uno avesse dato una spinta. E in discesa della maniera, io dico, e ripeto sempre a quell'attimo, io dico nemmeno Mennea mi avrebbe ripreso. Ero giovane, 27, 28 anni. Andavo di corsa a Firenze due anni fa, figuriamoci allora, e poi con la paura. La mia vita è cambiata un giorno di autunno, di novembre. Era un giorno di pioggia come questo. Era il 13 novembre del 1996. Voi ora avete più o meno 13-14 anni, se non sbaglio. Io il 13 novembre del 1996 stavo per compierne 16, perché sono nato nel 1980. Quindi era per me un'età molto simile alla vostra. Facevo il liceo classico, facevo la quinta ginnasio, quindi dopo la quarta, la quinta ginnasio sarebbe la seconda liceo, diciamo così, lo sapete. E mio nonno, che aveva 72 anni, era abbastanza giovane, stava per morire. Molti di voi avranno, mi auguro per tutti di voi, nonni, spero la maggior parte di voi li abbiate conosciuti, chi non li ha conosciuti o chi li ha visti scomparire sa comunque quanto sono importanti i nonni per i nipoti, che ci insegnano a vivere, sono un po' dei genitori, però sono anche un po' più di genitori. Mio nonno, prima di morire, sul comodino mi lasciò una moneta che avrebbe cambiato la mia vita, che è questa. Questa è una moneta apparentemente come tante. È una moneta di 2 lire, oggi c'è l'euro, ormai da quasi 15 anni, ma come sapete lo Stato italiano dal 1861, l'Italia è nata il 17 marzo 1861, ha avuto una moneta che ha unificato tutta l'Italia. L'Italia prima la definirono un'espressione geografica al congresso di Vienna nel 1814, è diventata uno Stato Unito, e per essere uno Stato Unito ci vuole una moneta unita. Ora la moneta euro unisce l'Europa, allora ci va la lira. Questa lira, o meglio queste 2 lire, è una moneta d'argento. Da una parte c'è Vittorio Emanuele III, re d'Italia, 1916, c'è scritto qua. Dall'altra c'è una quadriga. Vi chiederete per quale motivo questa moneta vi ha cambiato e che cos'è questa moneta.
Questa moneta era sul comodino di mio nonno, dopo che mio nonno morì, e era destinata a me. Questa moneta era l'ultimo oggetto che fu trovato nella tasca di suo padre, cioè il mio bisnonno, il 4 luglio del 1944, il giorno nel quale, lo sapete perché lo avete studiato, è avvenuta la strage del comune di Cavreglia, nazista, dove morirono 192 civili. Tra questi 192, a Castelnuovo dei Sabbioni, in piazza, dove non so se siete stati nel vecchio borgo, nell'attuale piazza 4 novembre, morirono 73 uomini. Di quei 73, il 73esimo, cioè l'ultimo, fu il mio bisnonno. Il mio bisnonno si chiamava Annibale, era un macellaio, era un anarchico, aveva 8 figli, non era sposato, conviveva con una donna che si chiamava Armida, ed era la mia bisnonna, e andava in giro con questa moneta in tasca, perché era convinto che fosse un portafortuna. Il mio nonno, cioè suo figlio, quando avvenne questa strage, il 4 luglio 1944, era malapena 11 anni, quindi era poco più grande di voi, e si trovava nascosto nelle montagne. Nelle montagne quella mattina operavano partigiani, avete sentito mai dire questa parola nel corso di questa ricerca? I partigiani si trovavano nel nostro territorio, qui in Valdarno, nelle colline che dividono il territorio del Valdarno dal Chianti. Mio nonno andò lì quella notte perché era convinto che stesse per succedere qualcosa di brutto, che qualcuno stesse per morire, perché i tedeschi si presupponeva stessero per compiere una strage. Ebbene, suo padre la mattina andò alla macelleria e prima di aprire la macelleria molto presto, intorno alle 5, capì che nel paese c'era qualcosa di strano. Si vedevano camioncini pieni di soldati, iniziarono a fare dei movimenti particolari, bussavano alle porte, entravano nelle stanze. Lui, quando vide questa situazione, scappò. E Annibale andò a chiudersi all'interno di una grande riserva di acqua che c'era a Castelnuovo dei Sabbioni. Oggi non esiste più questo paese, esiste solo la parte più alta. Quando si chiuse lì dentro insieme a altri 4-5 uomini, dopo un'oretta, e sentivano grandi rumori fuori, sentì un grande urlo, il rumore di una mitragliatrice e un grande urlo collettivo che si levò verso l'alto. E lui si impaurì fortemente, capì che probabilmente in quell'urlo c'era qualcuno che stava morendo, i soldati tedeschi stavano compiendo la strage, avevano preso 73 uomini, li avevano messi di fronte a questo muro e li avevano mitragliati. Lui ebbe il terrore che suo figlio più piccolo, cioè mio nonno, che si chiamava Giuseppe, fosse lì, e pensò: è inutile che io mi nasconda e continui a vivere se mio figlio si trova su quella piazza e sta per morire e per essere ucciso. Forse è meglio se esco e vado a cercare di fare qualcosa. Aprì la porta, provarono gli altri a trattenerlo e corse verso la piazza. Quando arrivò di fronte alla piazza, c'è il racconto di un testimone che vede quest'uomo, era piccolo di statura, aveva dei baffi un po' girati all'insù, un berretto, un fazzoletto nero al collo, un gilet e un paio di zoccoli. Arrivò di fronte alla piazza e vide una grande montagna di carne, di uomini, che bruciava. I tedeschi, dopo aver ucciso i 73 uomini di cui vi dicevo, avevano preso paglia, sedie e altro e li avevano incendiati. C'era un'enorme fila che stava bruciando, quindi il massacro era già compiuto. Lui ebbe un momento di sussulto, ma non ebbe tempo neanche di reagire, che 4 soldati gli arrivarono addosso, lui si dimenò, gli aprirono la bocca e uno di loro gli mise una pistola nel palato e sparò, e gli fece saltare il cervello. Di tutti e 73, lui fu l'ultimo a morire, e fu anche l'unico a non bruciare, perché rimase a braccia spalancate, disteso per terra, di fronte a questa enorme pila funebre. Lei ha scritto un interessante libro dedicato alla ricostruzione storica degli eccidi nazifasciste di Cavriglia del 4 e 11 luglio 1944, intitolato Colpire la comunità. Ci aiuta a capire quali furono le cause principali che determinarono il succedersi di queste stragi, la loro crudeltà inaudita e la concentrazione nel territorio di Cavriglia?
Sapete chi ha compiuto questa strage? Una truppa speciale che si chiamava Hermann Göring, che prende il nome da un ministro di Hitler. Sapete chi è Hitler, ovviamente. Durante la Seconda Guerra Mondiale. Durante la Seconda Guerra Mondiale, appunto, la Germania, dopo che l'Italia firmò l'armistizio l'8 settembre 1943 e dopo la fine dell'alleanza tra Mussolini e Hitler e la caduta del fascismo, la Germania invase l'Italia. Quindi le truppe tedesche, considerate che ricoprirono il nostro territorio di soldati. Apparentemente potrebbe sembrare una cosa normale, ma così non era. Fu il momento più difficile per la storia italiana del tutto il secolo del 1900. Dal sud, quindi dalla Sicilia, fino al nord, si creò la parte più a sud il Regno d'Italia e la parte più a nord la Repubblica di Salò. Fu una situazione che durò dall'8 settembre 43 al 25 aprile 1945, il giorno in cui gli alleati, cioè tutti coloro che facevano parte dell'esercito che combatteva il Giappone, la Germania e fino all'8 settembre 43 anche l'Italia, invasero l'Italia per poter cercare di scacciare i tedeschi. E da sud verso nord i tedeschi iniziarono a ritirarsi. Mentre si ritiravano, però, avevano alle loro spalle i partigiani, che erano ragazzi poco più grandi di voi per la maggior parte, legati a Partito Comunista, Partito Socialista, Partito Popolare, quindi Partito Cattolico, Partito d'Azione, che decisero di combattere i tedeschi, ma in maniera diversa, cioè andarono a nascondersi nei boschi, facevano delle guerriglie e attaccavano i tedeschi all'improvviso su un ponte, facevano saltare un ponte, uccidevano un soldato. E i tedeschi erano molto impauriti, perché non sapevano i partigiani né quanti erano, né come erano organizzati e soprattutto li avevano sopravvalutati qui in Toscana. Ora accadde che nella primavera del 1944 l'esercito tedesco, quando arrivò in Toscana, qui a San Giovanni, capì che in tutte le colline tra Cavriglia, la zona di Cavriglia la conoscete, siete mai stati al parco di Cavriglia, in quella zona lì? Ecco, in quel bosco lì si nascondevano due brigate partigiane, la Chiatti e la Castellani. Prendevano nomi da due capitani dei partigiani. E faceva parte della 22esima bis brigata Senigallia, che era una brigata di Firenze. Queste due compagnie, queste due unità, operavano in tutte le colline tra il Valdarno e il Chianti. E operare vuol dire facevano azione di guerriglia, cioè andavano su un ponte, uccidevano due soldati tedeschi, poi li scappavano, rubavano una macchina, la portavano nel bosco. I tedeschi erano molto impauriti. Ora i tedeschi dovete sapere che avevano davanti a loro, cioè da sud verso nord, gli alleati che arrivavano, quindi gli americani, gli inglesi, i sudafricani che venivano contro di loro. Dietro le spalle avevano questi partigiani che li infastidivano. Quindi nelle zone particolarmente infestate, che secondo loro erano particolarmente infestate da partigiani, loro decisero di lasciare il segno, cioè dissero, qui deve passare l'esercito. Fra poco arrivano gli alleati che ci combattono, quindi noi bisogna eliminare i partigiani. Però per eliminare i partigiani l'esercito tedesco non poteva andare nei boschi e spararli uno a uno, perché sarebbe stata una carneficina. Allora decise di colpire le popolazioni, cioè, vi faccio un esempio, vostro babbo era un partigiano. Per colpire vostro babbo nascosto nel bosco era necessario colpire voi e le vostre famiglie. Quindi cosa fecero? Andarono nei paesi dove c'erano le famiglie dei partigiani, e nel comune di Cavriglia erano quattro: Castelnuovo dei Sabbioni, Merito Valdarno, Massa e San Martino. Si recarono lì e decisero di fare questa strage. Considerate che per uccidere 192 persone in un giorno solo, in una mattina, pressa poco in un'ora e mezzo, non si fa le cose così. Se noi ci organizziamo domattina, si vuole andare a compiere un massacro, bisogna avere le idee chiare, perché altrimenti facciamo un flop. La mattina del 4 luglio, che operanti soldati nel territorio di Cavriglia erano addirittura, pensate voi, oltre 1000. C'erano 1000 soldati per uccidere 192 persone. Questi soldati facevano gran parte riferimento alla unità Hermann Göring. Questa unità, che prendeva nome da questo ministro tedesco particolarmente cattivo, era composta da avanzi di galera. Cioè Hitler aveva aperto con Hermann Göring le carceri, prendendo i peggiori elementi che aveva, assassini, pedofili, persone particolarmente cruente e crudeli, e le aveva arruolate per compiere questi massacri. E sapete quanti anni avevano i ragazzi
che hanno compiuto le stragi la mattina del 4 luglio avevano 16 anni. Coloro che avevano la mitragliatrice in mano non erano i vecchi assassini, ma erano i ragazzi giovani, poco più grandi di voi, che erano stati obbligati dai loro capi a compiere il massacro. Lo sapete, Hitler, per far crescere durante la gioventù hitleriana ragazzi giovani come voi, per poter capire e far loro capire quanto un uomo può diventare cattivo, cosa faceva? Voi considerate, ora siete a scuola, e lui aveva, il sistema si chiamava totalitario, non dittatoriale, quello nazista, come quello di Mussolini, ma Mussolini aveva un'altra impronta. Vi faceva crescere con un cane lupo, un cucciolo. Quindi voi immaginate di crescere dall'asilo con un cane lupo, sempre a fianco, un piccolo cucciolo insieme a voi che siete dei cuccioli. Poi fate le scuole elementari, il vostro cane lupo è sempre accanto a voi tutti i giorni, voi vi dovete occupare di lui. Quando arrivate alle scuole medie, in terza, la vostra età, una bella mattina, vi chiamavano, vi facevano scendere in cortile e vi dicevano: con il tuo cane, vieni giù. Te e il cane. Voi sapete il livello di fedeltà del cane. Schopenhauer diceva: per sapere quanto si può essere amati, bisogna avere sempre un cane. Perché un cane ha un livello di affetto, di amore, di fedeltà superiore a quello dell'uomo. Ecco, loro vi facevano scendere e vi dicevano: perfetto, ora lo stanzi. Prendi il cane e lo strangoli. Quindi, coloro che riuscivano ad avere la forza, la freddezza di prendere il cane per il collo e stritolarlo, il suo cane, quel cane era stato con lui per 10 anni della sua vita, erano arruolati e facevano parte di eserciti come quello che ha compiuto il massacro la mattina del 4 luglio nel comune di Cavriglia. Lei ha studiato l'argomento delle stragi nazifasciste di Cavriglia in modo approfondito e che ha avuto un familiare ucciso nell'eccidio di Castelnuovo. Cosa si sente di dire alle nuove generazioni perché la storia non si ripeta e non si commettano ancora errori così imperdonabili? Mi riallaccio alla domanda precedente per rispondervi. È grazie a esperimenti e a concorsi come questo se possiamo consegnare al futuro una generazione migliore. Io sono sicuro, magari un capello, qualcosa, nel vostro futuro voi di queste mattinate trascorse in maniera diversa a scuola, a ricordare quello che è avvenuto in questa terra 70 anni fa, vi servirà. E se abbiamo dei buoni maestri nella nostra vita, che sono i nostri genitori, ma che sono soprattutto anche i nostri insegnanti, sarà possibile trasmettere un messaggio diverso. Chi è venuto prima di noi ha cercato di fare il meglio, ma purtroppo ha commesso anche dei grandi errori. E per non commettere quegli stessi errori serve una buona scuola. Ecco, voi, facendo ricerche come questa, siete sulla strada giusta. Serve riprendere un cammino. Avete visto, se siete in un bosco, immaginatevi un bosco e immaginatevi una nevicata. Se passa qualcuno prima di voi e voi vi ritrovate nel bosco e c'è un sentiero, cosa lascia per terra? Delle orme, delle impronte. Ecco, dopo aver intrapreso questo sentiero, bisogna seguire le orme giuste. E seguendo quelle orme, in quel sentiero, si può arrivare a costruire e a vedere un panorama migliore. Ecco, questo dipende da voi. E soprattutto dipende da chi, come i vostri insegnanti, vi sa dare un messaggio preciso, perché episodi come questo non si ripetano più.
Thank you.